Buongiorno, siamo con Daniela Falletti, Giusy Barone, Gianluca Gnò della compagnia teatrale Stregatti e Roberto Nani, responsabile del Teatro San Francesco. Buongiorno. 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 Che cos'è per voi il teatro e chi è un artista? Prego, lasciamo agli artisti la parola. Allora, il teatro è il luogo dove si creano emozioni per noi. È un artista, è un professionista prima di tutto, un mestierante, è uno che conosce bene il lavoro e che sa esattamente che cosa creare sul palcoscenico. E naturalmente riesce a lavorare con le emozioni e conosce la materia, conosce la storia del teatro, conosce gli attori. È proprio questo, per noi un artista soprattutto è un professionista. Bene, quando nasce la vostra compagnia teatrale e perché? Nasce nel 2007, nella compagnia Stregatti. In realtà noi tre proveniamo da esperienze diverse fatte precedentemente, poi avevamo lavorato insieme in una compagnia precedente e nel 2007 invece abbiamo deciso di unirci insieme e formare questa compagnia, quindi nel 2007. Sì. E chi sono i soci fondatori e da chi è composta? Li vedi qui, siamo noi tre, io, Giusy e Daniela, sin dalle origini siamo sempre stati noi. Perfetto, il fantastico trio, se esatto. Potrebbe definire. I tre gatti. Gli stregatti, perché siamo un gruppo streghe. Beh, siamo due streghe e un gatto. Esatto. Io ci tengo a dire che insieme a noi, oltre ai soci fondatori, abbiamo l'Educational Music, che è Laura Tartufferi, si occupa di tutti i progetti musicali e teatrali, Simona Gandini, che si occupa invece della comunicazione, e Assunta Floris, che si occupa invece del front office. Bene. Quali sono gli spettacoli che avete portato in scena sinora? Molti, moltissimi. Ne posso citare qualcuno? Certo. Ad esempio qui leggo Scintille, che era Atti unici di Chekhov. Inizialmente abbiamo lavorato molto anche su testi classici rivisitati, ad esempio il Tartufo, rivisitato Rossi da Molière, la Bisbetica quasi domata da Shakespeare, la Locandiera di Goldoni fatta progressive, quindi con uno spirito più contemporaneo. E oltre a questi però abbiamo fatto anche molti spettacoli basati invece su una drammaturgia originale, quindi scritti da noi insieme ai nostri attori, quindi frutto di lavoro di gruppo, tra cui Le Rose di Marie Claire, il coro, Music and Money, che sarà tra l'altro lo spettacolo che presenteremo qui a San Francesco per la grande inaugurazione a inizio ottobre, e Donne disarmanti Lisistrata, che è appunto lo spettacolo incluso poi nella rassegna comunale di cui parleremo dopo, e anche questo parte da Lisistrata, dal testo di Aristofane. In realtà poi è stato fatto un lavoro drammaturgico per adeguarlo a una realtà più contemporanea e attuale. Sì, e ovviamente presumo molti altri. Sì. In quali locali vi esibite di solito? Beh, abbiamo una circuitazione da alcuni anni, a diversi anni, collaboriamo con alcune agenzie sul territorio, con le quali abbiamo avuto la fortuna di lavorare in diverse città, quindi da Firenze, Bologna, Pavia, Cuneo, Modena, Genova. Insomma, abbiamo girato abbastanza in Nord Italia. E adesso, da quest'anno continuiamo a mantenere questa circuitazione naturalmente, però quest'anno, essendo entrati anche nel progetto regionale di Piemonte dal Vivo, ha adottato una bottega, e facendo parte delle 10 botteghe piemontesi teatrali, avremo anche questa circuitazione con le altre botteghe, che è frutto di scambi, quindi molte botteghe verranno qui al Teatro San Francesco a rappresentare. Al Teatro dell'Aiuta di Arquata. Perché la nostra bottega è il Teatro dell'Aiuta di Arquata, la bottega di Piemonte dal Vivo. Però naturalmente, avendo anche il Teatro San Francesco, faremo in modo di far circuitare tutte le altre compagnie anche in questo bellissimo teatro. E quindi ci sarà uno scambio, quindi avremo la possibilità di girare anche diverse piazze piemontesi, teatri belli, importanti come questo. Quindi possiamo dire che siete una compagnia teatrale praticamente quasi a livello nazionale o comunque... A livello direi quasi internazionale, in quanto i nostri progetti sono arrivati fino in Africa e in Bosnia con altre associazioni del territorio con le quali collaboriamo. Per quanto riguarda l'internazionalità, siamo più legati all'educational, quindi abbiamo portato laboratori.
però stiamo lavorando anche perché vorremmo arrivare a portare i nostri spettacoli comunque fuori, soprattutto in Bosnia. Ci stiamo attivando per preparare un progetto per poter poi lavorare in un teatro a Sarajevo. Questo è tutto in divenire, è una piccola anticipazione di ci speriamo, però, insomma, speriamo che questo ci sia. Vi ringraziamo, vi ringrazio per lo scoop. Voi vi riferite soprattutto, mi pare, a un target giovani o comunque diciamo abbastanza giovani. E come informate i vostri potenziali spettatori e come rispondono gli alessandrini? Bene, i metodi di contatto utilizzati soprattutto per quanto riguarda i giovani sono i canali da loro più utilizzati, quindi in primis i vari social network, Facebook, Twitter, il nostro sito che a breve sarà poi online, lo stiamo ristrutturando completamente perché lo utilizzeremo anche per la vendita dei biglietti e degli abbonamenti della stagione che andremo a presentare qui dal 24 gennaio. Ecco, come si chiama il sito? Come si chiamerà? www.teatrostregatti.it. Perfetto. www.teatrostregatti.it. E naturalmente, a fianco a questi canali utilizziamo poi anche quelli classici, quindi la stampa piuttosto che la cartellonistica e le locandine per poter raggiungere poi comunque anche gli altri target che non utilizzano in modo specifico, diciamo, questi un pochino più moderni, più adatto ai giovani. La risposta per noi è positiva, siamo molto contenti, nel tempo siamo riusciti a crearci un pubblico che ci segue in modo affezionato ormai da tempo, non solo nel momento in cui lavoriamo qui in Alessandria, ma spesso anche fuori, sempre magari in zone limitrofe, ma abbiamo ormai un gruppo nutrito che ci segue. Per quanto riguarda il discorso giovani, abbiamo anche lavorato proprio quest'anno per la creazione di una compagnia teatrale di giovani under 30, in seguito a un corso di teatro che è stato gratuito per gli utenti, con una selezione iniziale naturalmente, perché abbiamo scelto fra gli oltre 40 e più iscritti chi ritenevamo proprio portato per il teatro, e adesso abbiamo 11 ragazzi che collaboreranno con noi non solo dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista organizzativo e gestionale, e impareranno così un pochino tutti i mestieri del teatro. Bene, mi pare di capire che smentite un po' quello che si dice in giro, che gli alessandrini sono un po' refrattari alla cultura, allora. Sì, devo noi dire che smentiamo. Noi questo non l'abbiamo sentito, comunque proposte in giro ce ne sono molte e noi vediamo che bene o male le persone sono sempre presenti. Molto probabilmente siamo riusciti effettivamente a lavorare bene, a crearci comunque gli aficionados che ci seguono. E poi diciamo che si potrebbe sempre comunque fare meglio. Questo sì. Sicuramente. Bene, e recentemente è stata presentata la rassegna Teatro in Città. Voi naturalmente parteciperete a brevissimo con alcuni spettacoli. Ce ne potete parlare? Allora sì, Teatro in Città, la rassegna teatrale, l'amministrazione comunale appunto ha realizzato queste sei serate di teatro con ingresso gratuito, per proprio un regalo alla cittadinanza, per riqualificare due importanti posti della città, che è Piazza Vittorio Veneto e l'ex ospedale militare il 24 maggio. Noi saremo il 5 settembre alle ore 21 con Donne Disarmanti e Lisistrata. E per noi è stata una cosa importante perché comunque è bello lavorare con l'amministrazione comunale, perché noi pensiamo che il comune e tutta la città di Alessandria deve lavorare in maniera attiva con fruitori, non soltanto con i fornitori culturali, nel senso sembra una parola un po' troppo tecnica, ma in realtà avvicinarsi a chi fa questo mestiere e in maniera attiva. Perciò siamo stati molto contenti e aspettiamo tanta gente, speriamo. Sì, e ogni iniziativa culturale, benvenga. Ne siamo contentissimi e ringraziamo l'assessore, perché è una ragazza molto giovane, in gamba, e che si vede che ama la cultura, e noi la ringraziamo. Bene, qual è il vostro calendario poi per i prossimi mesi, diciamo, in sintesi o comunque i più importanti spettacoli? Vado.
Allora, dunque inizieremo, abbiamo una serie di proposte per le scuole che si svilupperanno qui all'interno del San Francesco e che riguardano appuntamenti specifici, come ad esempio il 25 novembre sarà tutto dedicato alla, tutta una manifestazione dedicata a lavorare contro la violenza sulle donne e con la presenza della... con la messa in scena di Medea, vero? È Medea, è liberamente tratto da Medea di Euripide e di Christa Wolf. Dopodiché poi avremo la nostra rassegna teatrale che comincerà appunto il 24 gennaio con la Billie Holiday, l'Anima Nera dedicato alla vita e all'arte di Billie Holiday, e poi avremo altri tre spettacoli, dunque Dolls, che... dedicato al terzo sesso, quindi all'adolescenza e a quel periodo molto particolare in cui si deve ancora decidere chi si è esattamente, e questo sarà nel mese di febbraio, il 14 febbraio, e poi il 7 marzo avremo invece una compagnia esterna che arriva proprio dal circuito delle botteghe, e Mulino d'Arte, che porteranno, sono giovani e siamo molto contenti di averlo con noi proprio per questo, perché l'idea di lavorare con i giovani e di supportarli ci trova completamente aderenti all'idea ormai delle politiche giovanili che vengono proposte costantemente anche dagli organi ministeriali e istituzionali, e porteranno in scena a Level Up un testo legato alla fruizione forse un pochino eccessiva di internet, quindi dei nuovi canali di comunicazione, dei nuovi media, e poi chiuderemo la rassegna con i nostri giovani, con un testo tutto dedicato al teatro di Shakespeare. Ecco, e i locali in cui terrete questi spettacoli? San Francesco, sì, okay, per la nostra rassegna. In effetti la produzione è fortissima, perché certo. Non dimentichiamoci che i tecnici, cioè io, hanno poi sulle spalle il Gelindo, grazie alla joint venture con gli Stregati probabilmente fruiremo di questa possibilità di un po' di multimedializzare il Gelindo. Assolutamente sì. Abbiamo un grossissimo problema sulla vendita dei biglietti, perché oramai la gente sta cercando la prevendita. Noi dal 1920 purtroppo non facciamo questo e siamo un po' legati a una struttura un po' vecchiotta. Non abbiamo ancora in mente bene le idee, ma speriamo che questo ci consenta di offrire ad Alessandria, e non solo, uno spettacolo che è Gelindo, che ci sorprende tutti gli anni per la partecipazione. E anche per la presenza. Gelindo è un parte della cultura alessandrina, patrimonio storico della cultura alessandrina. Certo, quindi anche questa è un po' una grande novità, diciamo. No? Certo. Abbiamo fatto grossi sforzi tecnici sul teatro, che era un po' vecchiotto, insomma, lo abbiamo reso fruibile da parte di teatranti in gamba, quindi insomma vorremmo anche un po' spingere San Francesco come proposta di un teatrino per la cultura. Già abbiamo fatto un sacco di cose, ripeto, Stregati stanno dandoci una grossa mano. Infatti siamo stati molto contenti quando ci siamo trovati d'accordo sull'utilizzo comune della sala, perché per noi San Francesco è veramente l'antico luogo rimasto ancora in Alessandria, l'unico rimasto della cultura alessandrina, e quindi è molto importante per noi questo lavoro all'interno del teatro. Tra l'altro è il caso di dire che il teatro è completamente a norma per quanto riguarda la prevenzione. Quanti posti a sedere ci sono? Sono 164 posti più 3 per i portatori di handicap. Bene. Volevo anche aggiungere che tutte queste proposte, visto che prima abbiamo parlato anche del progetto di cui facciamo parte con la Fondazione Live della Regione Piemonte, sarà anche portato nel Teatro dell'Aiuta ad Arquata, con il quale abbiamo iniziato a collaborare, abbiamo fatto la convenzione con il Comune e con due realtà del territorio con le quali collaboreremo, e anche la compagnia storica del territorio, la compagnia dei Barchi,
e invece un'agenzia di produzione, la Comedia Community, che è un'associazione che invece promuove tutta l'attività culturale sul territorio. E anche in questo caso siamo molto contenti di questa unione, perché abbiamo cominciato a lavorare insieme, a fare programmazione, abbiamo trovato un ottimo riscontro dal territorio, che ci ha accolto a braccia aperte, e sicuramente riusciremo a lavorare bene anche in questo luogo. Bene, dal vostro punto di vista, come vivete la chiusura del teatro comunale? La chiusura del teatro comunale è una grande perdita per la città, soprattutto. Dal punto di vista personale, diciamo, personale da Alessandrino, ogni chiusura di luoghi importanti dove si fa cultura, arte, poi il teatro comunale, insomma, era un bello spazio, molto, molto significativo, e quindi è ovvio che è una grossa perdita. Come dicevamo anche prima, non solo la perdita teatrale, ma anche dal punto di vista cinematografico. C'era un luogo di aggregazione, appunto, dove comunque gli alessandrini si potevano trovare a vedere, a fare delle cose interessanti. Ci manca molto, ci manca molto, è inevitabile. Anche se abbiamo avuto modo di avere amici, non voglio dire ex, voglio dire lavoratori del teatro comunale, che sono venuti ad aiutarci e hanno fatto cose veramente egregie con noi, e devo dire grazie anche a loro. I frati, oltretutto, nella persona di padre Tonino, che è il provinciale della provincia Alessandria dei frati, è contentissimo di questo, perché per i frati anche sono molto defilati e sono un po' a guardare sulla porta, è una cosa positiva, per via del fatto che hanno incontrato anche persone che gli danno una grossa fiducia per quanto riguarda la serietà, innanzitutto, perché i frati in questo guardano molto, anche se non lo dicono espressamente, ma giustamente il loro taglio cattolico è anche giusto. Direi che è normale, insomma, sarebbe strano se non fosse così. Come vedete il futuro della cultura e del teatro nella nostra città, teatro comunale? Ma è difficile a cui rispondere. Il futuro è difficile da prevedere. Noi siamo degli ottimisti, certo. Non avremmo fatto questo mestiere. Ottimisti anche in questo momento, perché comunque abbiamo visto che, come dicevamo prima, comunque risponde. Gli alessandrini rispondono e il comune sembra comunque intenzionato a lavorare su questo settore, nonostante la mancanza del teatro. E perciò riteniamo ci possano essere dei buoni presupposti per andare avanti a gonfie vele. Benissimo. Ci sarà ancora spazio per la vostra compagnia, per le compagnie teatrali in generale, se e quando dovesse riaprire il teatro comunale? E questo dipenderà naturalmente dalla volontà delle istituzioni, ma comunque noi ci siamo sempre stati. Sul territorio abbiamo sempre lavorato, anche all'interno comunque delle sale naturalmente più piccole del comunale, perché erano quelle Ferrero, la sala Ferrero era quella più adatta comunque a certe tipologie di allestimenti. Noi abbiamo anche con i laboratori teatrali abbiamo sempre lavorato, quindi sicuramente sì, naturalmente dipenderà, come dicevo prima, anche dalla volontà politica e istituzionale, ma se questo c'è stato prima, penso che continuerà sicuramente ad esserci. Anche in questo caso noi siamo ottimisti e ci mettiamo tranquillamente a disposizione di qualunque proposta verrà fatta, come già abbiamo fatto adesso. Il pubblico risponde sempre, se riesci a proporre una proposta culturale fatta bene, interessante, seria, io sono convinto che il pubblico alessandrino risponderà sempre. Sì, sì. E poi la vostra compagnia potrebbe anche esibirsi al teatro comunale in un futuro. Mi piace questa idea. Molto, naturalmente. Benissimo, io ve lo auguro e credo che anche ve lo meritiate per quel poco che vi conosco. Grazie. Per concludere, dovendo fare un appello ai cittadini di Alessandria, che cosa vi sentireste di dire? Di venire a conoscere il bellissimo teatro San Francesco in via San Francesco 15 Alessandria. No, sì, non smettete di andare a teatro. Ho scoperto che molti alessandrini non conoscono il teatro. Infatti io ho detto effettivamente, nonostante Gelindo abbia oramai una popolarità pazzesca e grazie all'apertura mentale, scusate se lo dico molto chiaramente, dei frati, sono state rappresentate delle cose qui che
culturalmente hanno fatto elevate, sì, sì, hanno fatto, non dico storia perché è una stupidaggine, sì, no, però effettivamente sono stato un qualcosa di positivo, insomma, se queste cose vanno avanti, signore, chapeau, devo dire. Certo, no, no, sicuramente andranno avanti, perché comunque, come dicevamo già prima, noi utilizzeremo tutti i nostri canali per diffondere la conoscenza del teatro. E gli Alessandrini ci auguriamo che abbiano voglia di uscire e sì, seguire la nostra campagna marketing, che è Seguite il Rosso, perché Marte, che sarà la rassegna, è tutta dedicata comunque al colore rosso in cui noi vediamo tutto il tendone rosso del teatro, e anche la speranza, la passione, che ritorni la passione per il teatro. E quindi li invitiamo a seguire il rosso. Il 4 ottobre ci sarà l'inaugurazione qua a San Francesco con il coro Music and Money, e noi faremo proprio una passeggiata da Piazza Garibaldi, portando la gente a scoprire che qua c'è il Teatro San Francesco e si fa cultura. Bene, vedo che la passione non vi manca, no, a nessuno, quindi penso che questa verrà trasmessa anche agli Alessandrini, è solo questione di lavorarci ancora un po' di tempo. E noi lavoreremo, perché comunque ci piace. Da tecnico devo dire che, nonostante il teatro sia del 1920, vabbè, ha subito guerra eccetera eccetera, un po' vecchiotto, ma insomma gli Alessandrini magari sono, li invito a venire a vedere le attrezzature del Teatro San Francesco. Io mi spingo un po' dalla parte tecnica, perché Gelindo e non solo, e tutto ciò che si sta facendo qui vive con apparecchiature di un discreto livello qualitativo, tipicamente altissimo. Quindi tra l'altro fra 7 anni compie il centenario. Sì, sì. Esattamente. Ci sarà sicuramente qualche festeggiamento. Sì, certo. Speriamo che Eco magari venga a Mi sembra una buona idea. Basta, non dovrei dirlo, ma basta dargli un piatto di belle calde. Sì, certo, ognuno ha i suoi punti deboli. Bene, vi ringrazio moltissimo, siete stati simpaticissimi, e faccio tanti complimenti e tanti auguri alla Compagnia Stregati e naturalmente al Teatro San Francesco. Lunga vita, se non altro almeno per i prossimi 107 anni. Grazie mille. Grazie a lei.